No, un fotografo, faccio direttamente un video. Vai, però inquadrami, eh. Inquadro? Si fa nuova puntata di Ulisse. Stai filmando? Penso di sì. Gira, vediamo. Sì, stai filmando, rinquadrami. Nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Siamo qui con Rosario Spinello. Ci stiamo indagando durante il corso. Zoom un po' l'ambiente, fratello. Zoomalo. E inquadrato tutto. Stiamo proseguendo per andare a vedere la partita della nazionale. Io credo che Il modulo deve essere azzeccato, perché se Mario perde la testa siamo spaldati. Mario non deve perdere la testa. Mario, devi imparare a comportarti, capito? Perché se impari a comportarti sarai il giocatore più forte del mondo. Io credo in te, Mario Balotelli. Anche sul siciliano dentro. Lei si parla in metà. Andiamo, va. È nato a Palermo, È nato a Palermo, Mario. Lì sai come se le fanno i panini a Palermo? Lì. Con la milza. Con la milza? I panini da Cameos. Zanna. No, quello è modicano. Modicano? Io sono. No, modicano, modicano. Io sono il più bello della provincia di Ragusa. Ma chi è? E come ti chiami? Tanna. Quella ti è piaciuta troppo. Sì, ma la voce mi fa schifo. No, quella è la voce a cosa? A mafioso. No, no, quello di New York. Ma quello è Frank Martin. Quello di New York. Travolta. No. Oddio, ce l'ho sulla punta della lingua. Oddio, come si chiama? De Niro. De Niro. De Nigga. De Niro. De Nigga. Questo? Con le gambe tatuate. Che cazzo dici, fighissimo, però fa schifo. Ma dai, Lori. No, però piglia bene. Ma che piglia bene, Lori? Sì, cazzo. Sembri tipo un robot. Ma che piglia bene, il tatuaggio piglia bene. Ma no, vabbè, per come se l'era fatto. Ma che, poi cambia la moda e non puoi andare neanche a mare. Bellino. O ti devi tagliare la gamba direttamente. Rimediare. You have to cut your leg. Cioè? In inglese devi tagliarti la gamba. You have to cut your leg. Do you know the English language? A little, a little. I think that you are a fantastic man and my father speak is English, the best little. In the world. Ah, il lavoro di squadra. In the world, motherfucker. Qui hanno detto. Non ci va nessuno, ma chi ti è Diana? Ma quando ne aprono? Quando cade il sabato prossimo? Non cade. Inquadra il stupiccio. Inquadra stupiccio. Inquadralo. Guarda come sono cresciuto. Cori, la prossima fermata alla Spalmas. Penso proprio di sì. Ma da facca. I like to fuck your mother. I like to fuck your mother. Ci stiamo avvicinando nella dimora del Castoro Giovanni. Che c'è? È un mio amico. Ah, Castoro Giovanni, sì. Manuele. No, Raffaele. Ah, Raffaele. È un gatto. Non lo siamo. Vedete che qui siamo a Firenze. Vabbè. Inquadrami. Inquadramento. Pallone leggeri. Ma ci sarà il Castro Giovanni qui? No, quest'ora è. Ma chi? Loro sempre qua sono. Caso. Quello però. Chi? Andiamo fra. Sì,
sto telefonando. Beh, passiamo da qui. Per andare dove? Per prendere il marciapiede. Ah, intelligente! No, perché se lì, capito, passa poi qualcuno. Stavamo dicendo. No. Stiamo avventurando in questa Firenze di stagione estiva. Beh, direi. Direi anche dall'abbigliamento delle persone che sta inquadrando Rosario possiamo dedurre che il clima inquadro è fra i 20 e i 30 gradi. Vogliamo vedere se c'è l'ambredotto nelle zone. Sì, quanto... Per farlo domani. Rosario. No, lo prendo alla coppa. Guarda. Fanno impazzire. Guarda le rondine che guarda. Lo faccio gli effetti speciali. No, mi fa. Mi piace quando fanno squadriglia, hai visto? Fanno squadriglia, l'unione fa la forza, lo fanno per tagliare l'aria, per andare più veloce, lo conosci? No. No? Secondo te perché lo stormo si mette in formazione a V, per tagliare l'aria, per faticare? Allora, chi grandi... è davanti fatica di più. I grandi stormi, sì. I grandi stormi, capito? Sì, sì, quello sì. Anche le pulzelle. No. Sì, sì, quando volano devono fare la trasmigrazione. Trasmigrazione uccellaria. Sì, c'è quello che si mette in testa. Sì, che è il leader. Il leader. Che differenza c'è tra un leader e un boss? No, la tutina. Ah? Dimmi, che differenza c'è tra un leader e un boss? Non lo so, non lo so. Lo sai? No. Il boss ordina, ma non lavora con la squadra, il leader ordina, però fa fatica con la squadra, aiuta per raggiungere l'obiettivo. Capito? Sì. Capito, ma mi stai seguendo, Rosario? Guardami. Inquadralo. Ancora pochi. Pochi. Ancora 200 metri che stiamo. Due campi da calcio. Su via. E siamo arrivati. Ecco l'incontro tra i cani. Si sniffano la mano a vicenda. Sì, io ascolto una cosa. Dimmi. Ma la larghezza di un campo regolamentare quanto è? Ma dai 100 ai 110, può essere anche no, 100. Ho detto la larghezza, non la larghezza. La larghezza dai 60 ai 65 forse. Quindi se noi andiamo a calcolare l'area di un campo da calcio, la superficie, possiamo fare base per altezza. Certo. E da 100 per 60 barra 65. Otterremo quindi una superficie... No, quando è 65 vuol dire che è 110. Sì. Allora 60%. Sono due quadrati praticamente. Esatto. No, cioè... no. Due quadrati.